Adesso ci parlerà, ci darà la sua testimonianza qualcuno che viene da qualcuno che proviene dal nostro orchestra. Provengono da Malta, Mario Cucciardi è marito e padre di due figli, 23 anni e lavora come educatore, professore di maltese, di arabo, la sociologia, lo sviluppo personale, apprezza molto l'ecologia e la protezione della famiglia ed è musicista, viene a Međugorje. 7 anni che prima non sognava mai, dopo la morte della sua madre la sua vita era difficile, ma la venuta a Međugorje l'ha aiutato a vedere la vita in un'altra nuova ottica. Di questo Mario ci parlerà. Qui anche la sua moglie e i suoi due figli sono con noi. Dai, moi mriec. Diamo parola a loro. Dobro jutro. Good morning. Buongiorno. Lodwa Taiba. Bonjour. Buongiorno. Sabah al khair. Good morning to the rest of the world. Buongiorno al resto del mondo. My name is Mario from the very tiny island of Malta. Io sono Mario, vengo da una piccola isola chiamata Malta. Alcuni mi hanno chiesto dov'è Malta. Malta si trova. Malta si trova anche negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 21. Sono sposato felicemente con la mia moglie Madeleine e domenica scorsa abbiamo celebrato 24 anni di matrimonio. Madeleine ha 3 lavori in pieno, quindi orario pieno. She's a great assistant head teacher. Lei è un assistente del direttore, una meravigliosa domestica, e una grande compagna e madre. Sono praticamente 4 lavori. Dio ci ha dato 2 preziosi doni, figlio e figlia. La nostra figlia Lillian gave us the title of mother and father. Lei ci ha permesso di chiamarsi genitori a 20 anni. Dopodiché abbiamo ricevuto Luca e lui è 18enne. Liliana ha appena terminato il mio primo studio in diploma in Germania.
il diploma Germania e Belle Arti. Adesso dice qualcosa in tedesco. Buongiorno a tutti. E Luca ha intenzione di studiare la musica all'università e anche le arti del teatro. La maggior parte della mia vita era l'esperienza. Avevo l'opportunità di esperienza di scoprire le possibilità nuove per la crescita spirituale nella mia professione. Questo mi ha aiutato nella mia vocazione di educatore, di insegnante, per potermi specializzare dopo. Sono nato nella famiglia tradizionale cattolica, che per tradizione manteneva tutti i costumi cattolici, come così loro li comprendevano. Così io lo comprendevo nella mia infanzia. Non sapevo che queste abitudini, questa tradizione mi avrebbero portato fino a un'esperienza più profonda con il mio Salvatore. Come ragazzo avevo le domande nella mia fede e l'ho fatto più volte. I dubbi erano lo stato normale. Il cervello ragiona e questo non lo possiamo impedire. Ma nel profondo del mio animo c'era una voce che creava sempre equilibrio. Riflettevo la parola di Dio ed è diventata importante nella mia vita. Poi pian piano ho cominciato a comprendere questa parola di Dio come parte della mia vita, parte di me. Il motivo perché io e la mia famiglia siamo venuti a Međugorje 7 anni fa e continuiamo a venire ogni anno è per una lezione che non abbiamo potuto imparare né nella scuola né all'università, in nessun altro posto. Io ho potuto imparare qui ho imparato che la mia fede non è un'abitudine, non è un impegno, ma incontro dell'anima con il divino, con la divinità. Ho compreso che l'uomo deve essere preso come un essere integrale, lo spirito, l'anima e il corpo. Nessun essere umano con i suoi bisogni non possono essere soddisfatto in parti, in varie parti, ma l'essere umano integralmente. Dio ci ha creati in un modo meraviglioso, cioè non soltanto il nostro corpo e la nostra anima hanno sete di comprendere, ma lo spirito e l'anima spirituale hanno sete di d'acqua viva. È quella vera acqua di vita che disseta ogni sete terrena, e questo rinfresca la profondità del nostro essere. In questo momento l'anima sperimenta che Dio l'ha abbracciata
e non lo può offrire nessun essere umano. È il momento in cui la donna samaritana incontra quel vero amore di cui aveva bisogno, l'amore di Gesù Cristo per ogni uomo. La samaritana dice al Signore: dammi quest'acqua perché non abbia più sete, perché non debba più venire a prendere quest'acqua al pozzo. Per mezzo della grazia di Dio, per mezzo dell'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre, Regina della Pace, che ho potuto sperimentare questo vero amore attraverso la misericordia, per poter comprendere che sono figlio di Dio. Quest'acqua viva si può trovare soltanto attraverso la grazia di Dio e nell'Eucaristia. Per ogni momento difficile e sorgente di forza per poter andare avanti, in ogni momento difficile, la morte della mia madre terrena, che era abbastanza giovane, aveva soltanto 54 anni, e tutti quei momenti che ho dovuto attraversare assieme con la mia famiglia ci hanno portato ad appoggiarsi completamente a Dio. Chiunque ha sperimentato la vita con una cara persona non può capire perché una morte così doveva avvenire. Nemmeno io potevo comprenderlo, mi sentivo perso. Durante la malattia della mia madre speravo che lei guarisse. Pregavo e pregavo per la sua guarigione, ma la volontà di Dio era diversa. Nei suoi ultimi giorni ho imparato molte cose importanti di mia madre. Nel suo letto, dove stava morendo, mi ha insegnato come perdonare. Ho visto come lei perdona le persone che l'avevano ferito e la ferivano durante la sua vita. Ho visto il suo sorriso nella sofferenza e in tutta l'esperienza di sofferenza, di tristezza, e nel desiderio di accettare questa vita nuova senza mia madre, noi ci siamo collegati ancora di più e ci siamo appoggiati completamente a Dio, qualsiasi cosa avvenga. Tramite questa sofferenza abbiamo compreso che promesse Dio ci dona nella Sacra Scrittura. Nell'Isaia ho trovato: nel capitolo 42 dell'Isaia, guiderò il cieco verso le vie che non conoscevano, li guiderò per le vie sconosciute, davanti a loro trasformerò le tenebre nella luce e le vie storte le farò dritte, le raddrizzerò, sono le cose che io farò e non le dimenticherò. But it had become, and it is to this very day, our GPS of life. La Bibbia per me non era una letteratura, un libro storico, ma è diventata anche per me la GPS della mia vita.
God, in English, G è God, Dio, P promise, promessa, S scrittura. Per sopravvivere spiritualmente in questi momenti difficili, i salmi sono diventati molto importanti. Psalms for me, and they literally used to refresh my mind, fill me with hope, and encourage me to face a new and tough day ahead. Za vrijeme žalovanja molio. Durante i momenti di tristezza ho chiesto a mia madre di leggermi i salmi, che mi riempivano con la speranza, mi davano il coraggio di incontrare il giorno che arrivava, cioè la morte di mia morte. In questo modo tutta la nostra famiglia ha ritrovato la forza. Ho sentito che ogni parola della Sacra Scrittura toccava ogni cellula del mio corpo. Questa parola rinnovava ogni parte del mio cervello, ridonava la vita a ogni angolo della mia anima. Nessuno ci ha detto cosa fare. Dio, la Madonna e gli angeli erano lì sempre con noi. Magdalena, mia moglie, ne è testimone. Per anni siamo stati membri del gruppo di preghiera, ma nessuno ci ha preparato come affrontare le circostanze difficili che la vita qualche volta porta. Questo non era un'esperienza facile. Non era semplice, esperienza per niente semplice. Alcuni dei nostri amici più cari non comprendevano cosa ci succedeva. E in questo momento difficile, in questo periodo difficile, alcuni amici si sono allontanati da noi. In tali momenti abbiamo compreso in chi possiamo fidarci e a chi possiamo appoggiarci nella nostra vita. Era l'esperienza nella quale abbiamo sperimentato ciò che dice San Paolo, che è padre della mia fede. Sono fiero di difficoltà, di persecuzioni, per le difficoltà, per Cristo, perché quando sono debole, sono forte. Abbiamo potuto comprendere meglio il versetto dei Romani, capitolo 12, versetto 2. Make a stock taking of my life. What is a stock taking? Stock taking is like an evaluation. An evaluation of my life. Utim trenutsima mi e Bog pomo. In quei momenti Dio mi ha aiutato di fare la revisione della mia vita. E abbiamo capito cosa significa il Salmo 23. Salmo di buon pastore. Se dovessi passare per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo vincastro sono consolazione per me. La tua mano mi protegge. L'amore verso la natura mi ha insegnato. Quando passiamo per questa valle oscura, possiamo trovare quell'acqua che ci dona la forza di andare oltre, salire su un altro livello. Ma non si è fermato qui.
at one point in my life. In quel momento ho perso quella forza che avevo, quel sostegno che avevo nella mia madre. E nel 2007 mia moglie volle fare un pellegrinaggio mariano. Io ancora come adolescente ho sentito per Lourdes, Fatima e Medjugorje, ma non abbiamo mai parlato di questo. Mi ricordo che mi ero interessato dell'inizio delle apparizioni all'inizio negli anni Ottanta. I veggenti erano più o meno della mia età, ma Medjugorje sembrava tanto lontano. And she had later had a mastectomy intervention in the 80s. In quell'epoca, negli anni 80, mia madre ha avuto il carcinoma e ha fatto mastectomia. E così mia moglie ha proposto nel 2007 di fare un pellegrinaggio mariano. Mia moglie si interessava di Medjugorje, ma per me non significava niente. Io preferivo i santuari più vicini e pregavo lì la Madonna. Credevo che Maria ci sentiva ovunque. Per essere sincero, non avevo nessuna intenzione di fare un pellegrinaggio altrove, perché dentro di me sentivo una grande rabbia. Ero deluso dentro di me per tutto ciò che stavo vivendo. E poi mia moglie ha smesso di parlare di andare a Medjugorje. Poi un giorno ha detto: io ho deciso di fare il pellegrinaggio con i figli, che io venga o no. Non ho visto mai mia moglie decisa così come in quel momento. Lei veramente lo pensava e mi ha fatto venire paura. Io ho cominciato a pensare delle conseguenze. Sarò da solo tutta la settimana, dovrò andare a fare la spesa, stirare, lavare, far da mangiare. E poi ho detto dentro di me: ma vado con loro e magari mi fermo nell'albergo a leggere il libro. Lei ha prenotato il pellegrinaggio con un gruppo di Malta, con il gruppo Totus Tus, guidato da Berta, credo che sia qui. Soltanto Dio sa quante persone sono cambiate, a quante è aiutato il gruppo Totus Tus, guidato da Berta. Valeva la pena venire a Medjugorje, non mi sono fermato nella pensione con libri in mano. Se non fossi venuto quella volta, oggi non starei qui davanti a voi. L'esperienza di Medjugorje mi ha aiutato a scoprire la mia nuova madre, di scoprire e di conoscere mia nuova madre, Madre Celeste, Regina della Pace, in un modo nuovo. Non lo chiedevo, ma lei mi ha concesso la grazia di cantarle da questo altare l'Ave Maria.
In quel momento ho sentito la pace, la guarigione, la sicurezza. Noi adulti pensiamo che soltanto i piccoli hanno bisogno del sentimento di sicurezza, di incoraggiamento. Io ho capito che non è così. Tutti noi abbiamo bisogno. In modo particolare abbiamo bisogno di un incoraggiamento celeste, perché incoraggiamenti terreni sono passeggeri e spariscono velocemente. Qui ho sperimentato questo momento. Ho sperimentato che Gesù mi dona sua madre dalla croce. La madre amata con la quale posso parlare, alla quale posso dimostrare le mie preoccupazioni, posso aver fiducia, mi può guidarmi verso Gesù, mio Salvatore, mio Signore. Ho capito cosa vuol dire nella scuola di Maria. Ho capito come diventare meglio, come diventare marito alla mia moglie, migliore padre ai miei figli, migliore insegnante ai miei alunni. Meglio professore nella mia comunità, migliore amico ai miei amici e miglior cristiano nella società. Uno dei doni più grandi che ho scoperto a Međugorje è il grande dono per tutti noi che siamo venuti a Međugorje. Noi che siamo qui e per coloro che verranno ancora. Gesù offre te e me alla nostra Madre Celeste. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Maria, nostra madre, ha trascorso il processo di sofferenza quando ha visto suo figlio sulla croce. Può comprendere noi cosa noi passiamo. A Međugorje ho ritrovato la mia madre celeste. Ho ritrovato la nuova famiglia e la mia casa nuova. Međugorje è il corridoio verso il cielo. La mia storia non è finita, devo imparare ancora tante cose e lo posso. Credo che la mia testimonianza può aiutare coloro che stanno soffrendo, soprattutto coloro che sono qui. La Madre Celeste vi guiderà verso il suo figlio Gesù, che conosce il vostro dolore e può aiutarvi. Perciò vi dico, siate forti. Voglio dire una parola per il coro, per l'orchestra internazionale, il coro. In corso di tutti questi anni, voi che siete nell'orchestra, nel coro, voi che organizzate il festival, siete diventati parte della nostra famiglia, anche se proveniamo da vari paesi, parliamo diverse lingue, siamo molto uniti nella preghiera. Adesso vi cantiamo una
canzone in maltese che parla di una pecora smarrita. Ma la pecora non è più smarrita, è ritrovata. La canzone canta e dice, parla. Gesù che cerca questa pecora, è entusiasta, la ritrova, la mette sulla spalla. Questa pecora potete essere voi ed io. Thanks very much. The music was written by Luke, and he did the arrangements, and I did the words.